Nel 1961, a soli 23 anni, Michael Rockefeller intraprese una spedizione nella regione di Asmat, nella Nuova Guinea olandese, ora Papua Nuova Guinea, in Indonesia. La fine di questa storia sarebbe probabilmente rimasta sconosciuta se Rockefeller non fosse stato il figlio più giovane di un ricco e famoso governatore di New York, per cui la sua misteriosa scomparsa creò scalpore all'epoca. La sua missione era raccogliere artefatti per il Museo dell'Arte Primitiva di New York City. Il 19 novembre Rockefeller partì per una spedizione presso un fiume locale con un gruppo di uomini della tribù degli Asmat. Fu seguito anche da un compagno olandese, René Wassing, partito con lui in canoa per raccogliere artefatti su una spiaggia vicina. Purtroppo la canoa si rovesciò e i due uomini furono separati. Wassing riuscì a tornare al campo base, ma Rockefeller non fu mai più visto. Fu avviata una ricerca estensiva, ma non se ne trovò alcuna traccia. Inizialmente si pensò che fosse disperso in mare, ma ben presto cominciarono a circolare voci, alcune più spaventose di altre. Una sosteneva che fosse stato preso in ostaggio dal popolo Asmat e che alla fine fosse morto. Il governo olandese, che all'epoca supervisionava la colonia, indagò senza trovare prove a sostegno di questa ipotesi. Nei decenni successivi alla sua scomparsa furono avanzate diverse teorie per ricostruirne la storia. Alcuni suggerirono che in realtà fosse riuscito a mettersi in salvo, ma scelse di rimanere con il popolo Asmat. Per quanto possa sembrare strano, non possiamo escludere questa teoria, poiché questa tribù è piuttosto interessante. Per cominciare, hanno un ricco patrimonio culturale che include rituali tradizionali, musica e arte. Godono di una vita semplice, essendo per la maggior parte agricoltori, e si affidano alla terra e alle sue risorse per sopravvivere. Si dedicano anche alla caccia, alla pesca e alla raccolta. Il popolo Asmat ha anche un profondo legame spirituale con il mondo naturale e crede che gli spiriti risiedano in tutte le cose viventi. Questa tribù ha anche un sistema matrilineare di eredità, per cui le proprietà e lo status vengono tramandati dal lato materno. Altri sostennero che fu catturato e trattenuto dalle autorità indonesiane o che fu preso di mira dai cacciatori di teste. Ancora oggi, la verità dietro la scomparsa di Michael Rockefeller non è nota. L'unica cosa certa è che era un giovane avventuroso, appassionato dell'arte e della cultura della tribù Asmat. La storia di Rockefeller non è l'unica tragedia che si è consumata nelle foreste pluviali. Anche quella di Percy Fawcett è un mistero che ha catturato l'interesse delle persone per oltre un secolo. Fawcett era un esploratore e agrimensore britannico che, all'inizio del XX secolo, partì alla ricerca di una città perduta nella giungla amazzonica, ritenuta da lui resti di un'antica civiltà. Quell'idea lo affascinava da sempre. Credeva che le sue rovine fossero ancora nascoste da qualche parte nella giungla, pronte per essere scoperte con tutti i suoi tesori. Nel 1906 intraprese la sua prima spedizione per trovare la città, ma fu costretto a tornare a casa a causa della mancanza di fondi. Continuò a cercare la città perduta negli anni successivi e nel 1925 partì per la sua ultima spedizione con il figlio Jack e un compagno, Riley Rimmel. La spedizione andò male. Le persone del team si ammalavano costantemente e incontravano spesso tribù ostili e animali selvaggi. Nonostante queste difficoltà, Fawcett rimase determinato a trovare la città perduta e si spinse più in profondità nella giungla. Nel maggio 1925 il team inviò un messaggio annunciando che erano vicini alla destinazione. Sarebbe stata l'ultima volta che qualcuno avrebbe avuto loro notizie. Alcuni credono che Percy Fawcett e la sua squadra siano stati attaccati da tribù ostili nella giungla. Questa teoria è stata ampiamente accettata, dato che Fawcett aveva la reputazione di essere, maleducato con le tribù locali ed era stato avvertito di questo pericolo nella regione. In ogni caso, non ci sono prove concrete a sostegno di questa idea. Un'altra teoria è che Percy Fawcett e il suo team siano morti perché si sono ammalati o non sono riusciti a trovare altro cibo. Non ci sono reali prove a sostegno di ciò, poiché smisero di inviare messaggi al mondo esterno su ciò che stava loro accadendo. Una terza teoria è che Percy Fawcett e la sua squadra si siano semplicemente persi nella giungla e non siano mai stati ritrovati.
La giungla amazzonica è infatti uno dei luoghi più remoti e inospitali della Terra ed è facile perdersi nella fitta foresta. In alcuni casi, la foresta pluviale può essere abbastanza amichevole anche se ti separi dal tuo gruppo. Molti turisti visitano il Parco Nazionale Madidi, un'area protetta, per vivere un'avventura emozionante. Non è rischioso perché alcune agenzie turistiche garantiscono la sicurezza dei visitatori. Anche se possono comunque verificarsi incidenti nel parco, le sparizioni sono rare. Tuttavia, un giovane cileno di 25 anni, di nome Michael Coroseo Acuña, vi è scomparso in circostanze misteriose nel 2017. Michael si era unito a un gruppo turistico per esplorare l'immensa foresta pluviale. Un giorno le guide invitarono il gruppo a partecipare a una speciale cerimonia locale. Era volta a ringraziare la Madre Terra per avergli permesso di entrare nella foresta. Stranamente, Michael rifiutò. Forse era stanco o non gli importava molto della tradizione. In ogni caso, quando una delle guide andò a controllare, lui era sparito. Lo cercarono per tutta la notte, ma non riuscirono a trovarlo. Presto i locali pensarono che il giovane turista avesse offeso gli spiriti del posto, rifiutandosi di partecipare alla cerimonia. Dissero addirittura che doveva essere stato fatto prigioniero in un'altra dimensione. Gli abitanti della regione credono che la foresta sia piena di entità buone e cattive, che possono facilmente arrabbiarsi se non si segue il protocollo locale. 9 giorni dopo, i ranger iniziarono a sentire delle grida provenire dal fiume nelle vicinanze. Avviarono la barca e si diressero verso il rumore. Fortunatamente, Michael fu ritrovato dopo essersi perso nella foresta, a solo 1,5 km di distanza dal campeggio. Era debole, era stato morso da insetti e aveva i piedi gonfi, ma sembrava di buon umore. Scherzò dicendo che voleva una bibita. Michael fu riportato al campo e messo a riposo in una maca. Il resto del gruppo si radunò attorno a lui per ascoltare la storia di com'era sopravvissuto. Aveva perso la strada, poiché non era riuscito a trovare il fiume che lo avrebbe riportato al campo. Sopravvisse però seguendo un gruppo di scimmie che gli avevano fornito frutta, un riparo e dell'acqua. Man mano che il tempo passava, le condizioni da sopportare si facevano sempre più dure. Veniva morso dalle zanzare, aveva fame ed era sempre più disperato. Il giovane esploratore ricordava che la notte in cui sparì iniziò ad avere pensieri strani e a sentire il bisogno di lasciare la foresta. Scappò, gettando via sandali, telefono e torcia. Alla fine si fermò e si rese conto di non avere idea di dove si trovasse. Non c'era possibilità di tornare indietro in sicurezza. Non aveva un telefono per contattare il gruppo e non aveva luce per percorrere una strada sicura. I locali rimasero convinti che qualche spirito avesse effettivamente alterato la sua mente, portandolo in un'altra dimensione. Ma nemmeno Michael ci crede. Ancora oggi non ha idea di cosa l'abbia spinto ad agire in quel modo. In ogni caso, fu estremamente fortunato a uscirne vivo, in modo da poter raccontare le sue storie ad altri viaggiatori. Soprattutto quella sui suoi nuovi amici scimmia.